Waschprobe, die sind fantastisch. La redazione di Cosce Aperte presenta Scrocchignolo. Scrocchignolo. Settimanale di informazione. A cura di Gigi Trombone. Pronto? Sì, pronto. Veronico. Veronico. Sì. Lei è Veronico. Ho capito. Veronico, sì, siamo noi. Lei si chiama Veronico? Sì. E suo padre come si chiama? Tereso. Cosa? Dica, è un nome strano, Veronico. È un nome da donna. Lei ha una latenza? No. Ci sono dei problemi di comunicazione. Andiamo per ordine. Lei si chiama Veronico? Sì. E fa il fioraio? Sì. Giusto. Io mi chiamo Zanfa Zanfagna. Zanfa Zampagna, sì. C'è un negozio di animali. Ma che cazzo sta di? Zanfa Zanfagna. Se lei si chiama Veronico, io mi posso chiamare Zanfa, capisce? Mi dica, qual è il problema? Lei c'ha pianteggia, vivaieggia, rincospermeggia al limite. E per fare che cosa, eh? Io sono un produttore televisivo, faccio la televisione. Ho capito. E allora domani volevo passare a fare delle riprese della sua attività di vivaieggiaio. Le pagine gialle? Le pagine gialle, sì. Perché non se le arrotola e se le fila su per il c***o? Che c'entrano le pagine gialle? Io faccio la televisione. Ma mia figlia non c'è. E io non ti posso rispondere, non ti posso dire niente. Ma chi se ne frega? Io capisco che lei è vivaista. Ma a me me ne frega un cazzo del suo albero genealogico che non c'è sua figlia. Io voglio sapere, posso domani venire con tutte le telecamere a vedere piante, fiori e foglie e steli? E tronchi? Viene, che ti posso dire? Non lo so. La titolare non c'è, non ti posso dire se viene o non venire. Perché la titolare, io non sono il padrone. Lei è Veronico? La titolare non c'è. Non c'è? Sono Veronico. Non c'è, in questo momento non c'è. C'è solo Veronico. Sono io, il padre. Però la titolare del negozio non ci sta in questo momento. Come si chiama sua figlia? Olimpia. Come? Olimpia. Ma dico, scusate, voi questi nomi dove li avete trovati? Nella cabala? Cioè dentro Gilgamesh avete tirato fuori i nomi? Perché? Ma mo lei si chiama Veronico, scusi. E sua figlia Olimpia. Bravo, hai capito bene. Non gli è passato un cazzo elementari. Cioè proprio l'hanno martellata da insulti. Mobbing, antidebullismo. E lei invece si chiama Veronico. Perché è capostipite? Signore, sì. Però se lei vuole chiamarsi a pomeriggio, trova lei sì, la titolare e parli con lei. Sì. Però se lei vuole chiamarsi a pomeriggio, trova lei la titolare a pomeriggio. Non la titolare. Ma lei come mai parla così sincopata? Sembra Cattivic. Mancano proprio dei pezzi di parole. Ma chi se ne frega di sentirla? Scusi, che siamo parenti, congiunti, amici. Che no, voglio sentire, voglio un appuntamento per oggi che passo con tutte le telecamere. Che fate voi lì dove sta lei? Io non ci sto, io non ti posso vedere nessun appuntamento perché mia figlia non c'è. Ho capito che non ci sta, ma io non voglio vedere sua figlia. Non venga a girare un porno, venga a girare un servizio giornalistico. Che me frega se c'è sta Sofia in costume, senza costume? Chi i pennacchi? Che me frega? A me. A Veronico. Oh. Pronto. Pronta Veronico. Dai che te devo passare Margherito e Deboro. Scrocchignolo.